Radio Radicale, siamo con la senatrice Erika Rivolta della Lega, per parlare con lei di quello che è successo ieri al Senato sul decreto capienze. Allora, oggi i giornali scrivono di retroscena sul voto di ieri, immaginando che per Draghi inizia anche un momento particolarmente complesso. Allora, volevo sapere che interpretazione aveva dato del voto di ieri. Ci sono momenti di particolare tensione, sicuramente questo è un momento di tensione anche perché il Parlamento è subissato di provvedimenti importanti, legge di bilancio, decreto fiscale, e quindi si sta lavorando tanto di corsa su materie importanti. Ieri c'è stato questo momento, sono frazioni che periodicamente accadono, il nostro compito è uscire il prima possibile con questa legge di bilancio e dare risposte ai cittadini, alle famiglie, alle imprese, quindi i nostri fini sono sempre, gli obiettivi sono sempre gli stessi: diminuzione delle tasse, aiuti alla famiglia, aiuti alla disabilità. Cioè, le cose che stiamo portando avanti da sempre e che negli spazi limitati di questa legge di bilancio cerchiamo di portare avanti migliorando il testo. Senta, lei vede quello che è successo ieri anche in chiave Quirinale o altre, gli ha dato qualche altro tipo di lettura? Ma io penso che adesso dovremmo concentrarci sui provvedimenti, sulla legge di bilancio e lasciare a dopo. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, tutta la partita relativa all'elezione del Presidente della Repubblica. Senta, lei adesso era qui a una conferenza stampa, entra in un'audizione per la legge di bilancio. Allora, la prossima settimana che cosa farete? Lavorerete quasi esclusivamente in commissione e soprattutto vuole dire qualcosa sul fatto che la legge di bilancio è arrivata qui questa settimana? Allora, il problema è questo, e quindi io lo dico molto spesso che il Parlamento è mortificato in questo periodo di grandi emergenze, quindi abbiamo dovuto fare dei provvedimenti importanti, penso a tutti i ristori, ma ancora prima, a tutti gli altri precedenti, i sostegni, i decreti sostegni, e ora legge bilancio con delle tempistiche che non permettono un approfondimento compiuto delle materie che si trattano. Quindi è una sofferenza sapere che gli spazi poi per il Parlamento saranno minimi, quindi le possibilità emendative Ma coinvolgerete anche i avranno. colleghi della Camera che in qualche modo saranno tagliati fuori? Vabbè, naturalmente poi sarà la questione come affronterà ciascun gruppo la cosa, noi ovviamente lo faremo. Senta, un'ultima cosa. L'imputato di questa legge di bilancio è il reddito di cittadinanza. Lei mi parlava di tasse, di riduzione delle tasse, ma anche di impegni per la famiglia. Allora, liberare delle risorse che vengono dal malfunzionamento del reddito di cittadinanza sarebbe un aiuto in più. Allora, certamente vedere l'abuso che si è fatto in certi casi del reddito di cittadinanza è inaccettabile per tutte quelle famiglie, quei lavoratori che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, che magari fanno dei lavori usuranti pesantissimi e vedono che appunto persone che magari non sono mai state neanche in Italia prendono il reddito, o persone che prendono il reddito e non restituiscono neanche il lavoro che sarebbe compreso attraverso i PUC. Per cui un correttivo va fatto, lo sosteniamo da sempre, lo sostengo da sempre, i controlli vanno fatti ex ante, quindi visto la grande quantità comunque di abusi rispetto al reddito di cittadinanza, sicuramente parte delle risorse andrebbero destinate altrimenti in modo più proficuo. La ringrazio A della ah, favore ovviamente certo. dei nostri cittadini e dei nostri italiani, cioè prima gli italiani per noi vale sempre. Bene, la ringrazio, grazie alla senatrice Rivolta della Lega, grazie.